Come faccio a stabilire che fotocamera mi serve? In che maniera determino qual è l'attrezzatura giusta da comprare in base ai miei bisogni? Se questi sono i dubbi che ti attanagliano, sei venuto nel posto giusto. Bentornati amici, siamo qui oggi per parlare della nostra strumentazione fotografica e di quale sia il miglior rapporto possibile che possiamo instaurare con essa. Nel momento in cui andiamo a prendere delle decisioni, dobbiamo essere consapevoli che queste decisioni potranno influenzare il nostro percorso fotografico. Originariamente, la parola decidere deriva dal latino e significava tagliare. Questo ci aiuta a comprenderne le implicazioni, perché nel momento in cui noi scegliamo una cosa è un po' come se rinunciassimo a tutte le altre, perché siamo in un mondo in cui le nostre risorse non sono purtroppo illimitate, per cui nel momento in cui acquistiamo una fotocamera o un qualunque altro tipo di dispositivo stiamo rinunciando a fare altri acquisti. Nel momento in cui scegliamo una cosa dobbiamo essere ben consapevoli del fatto che potremmo non avere risorse per fare altri acquisti per un lungo periodo di tempo. È quindi molto importante che decidiamo con molta oculatezza qual è l'acquisto migliore da fare in quel momento. I criteri in base ai quali andiamo a fare questa scelta possono essere diversi perché dipende dall'obiettivo. Quello che non dobbiamo mai dimenticarci è qual è il nostro obiettivo finale, quindi la prima cosa da evitare assolutamente è di comprare le cose a caso. Ve lo dico perché è un errore che fanno tutti all'inizio, è molto facile innamorarsi dell'ultima fotocamera uscita e quindi dire immediatamente devo assolutamente comprarla, è così facile che ci riesco perfino io. È molto bello stare dietro alle nuove tendenze, vedere i nuovi ritrovati tecnologici e cercare di capire se qualcuna di queste diavolerie che buttano ormai fuori praticamente ogni giorno può fare al caso nostro. La verità purtroppo è che tutte queste diavolerie possono fare al caso nostro perché rincorrono i nostri bisogni. Più ancora che i nostri bisogni rincorrono ormai delle comodità, perché sono, a mio parere, sono ormai una decina d'anni che il mercato fotografico non offre chissà cosa in più. Le foto sono più o meno sempre quelle, sono più o meno sempre della stessa qualità. Sì, magari c'è uno stabilizzatore migliore, magari c'è una lente un po' più performante, magari c'è un qualche tipo di compatibilità in più, un qualche tipo di formato diverso che ci permette di fare le cose in maniera più agile, più semplice. Però dal punto di vista del file d'uscita non abbiamo più assistito a delle vere e proprie rivoluzioni, nel senso che sì, abbiamo più megapixel, ma l'immagine non è necessariamente migliore. Siamo più o meno in un mercato stabile dove abbiamo uno standard che è sempre quello. Nel momento in cui esce una nuova fotocamera, di solito quello che offre è una comodità in più, un bottone dove prima non c'era, una modalità che ci permette di fare una cosa che facevamo già facendo meno fatica. E vi faccio l'esempio del focus touch sul display. Una volta era necessario stare lì e mettere a fuoco manualmente e per alcuni poteva essere molto complicato, anche logorante, perché comunque il peso della camera si faceva sentire. Oggi abbiamo delle camere più leggere con il focus sullo screen, quindi possiamo mettere a fuoco semplicemente toccando quello che vogliamo mettere a fuoco sul monitor. È molto comodo. Vero anche che dobbiamo essere onesti prima di tutto con noi stessi e dirci: ma ne ho veramente bisogno? Faccio questo esempio perché il focus a screen è proprio una cosa di cui non abbiamo mai sentito il bisogno prima che arrivasse. Questo che cosa significa? Che sì, ci può migliorare la vita perché ci fa lavorare in maniera più facile e più comoda, però è vero anche che quella stessa cosa lì l'abbiamo sempre fatta con una camera normalissima senza il focus a screen negli ultimi 10-15 anni. Quindi questo per dire che cosa? Per dire semplicemente questo: prima di spendere 3.800 euro per comprare una camera nuova che abbia una mirrorless, che quindi abbia anche queste modalità nuove qui, riflettiamo un attimo su quanto ci convenga. Dobbiamo calcolare quanto ci metteremo ad ammortizzarlo quell'acquisto, perché faccio un esempio: se siamo degli amatori e quindi non lo ammortizziamo per niente, forse non ne vale la pena di avere questa modalità in più tanto comoda, spendendo tutti quei soldi solamente per fare qualche foto durante i nostri viaggi. Eravamo tranquillissimi con la camera che avevamo già. Viceversa, siamo dei professionisti, ci pagano 1.200 euro a lavoro, in quel caso ci possiamo pensare, perché se dobbiamo prendere una camera che costa 3.000 euro, con tre lavori ce la siamo già ripagata e poi lavoriamo meglio per tutto l'anno. Ovviamente dipende anche dal tipo di lavoro che facciamo e quello che vi dirò io oggi si basa molto su quello che faccio io, quindi non è una verità universale. Partiamo anche dal tipo di fotocamera, perché ormai ce ne sono così tante che comincia anche a essere difficile capire su quale corpo macchina orientarsi. La prima cosa che vi voglio dire, e risulterà probabilmente
probabilmente impopolare e qualcuno non sarà d'accordo. La prima cosa che vi dico è che ormai, a parer mio, non c'è più tutta questa differenza tra la full frame e la PSC. In particolare, quello che riscontro io è che sì, il full frame ha un sensore più grande, sì, certo, performa un pochettino meglio quando si scatta con ISO alti, ma così tanto meglio? Ragazzi, no! Nel senso che una fotocamera full frame, se scattiamo con ISO alti, avrà rumore. Una fotocamera PSC, se scattiamo a ISO alti, avrà rumore anche lei. Non c'è più tutta questa differenza. Stiamo veramente parlando ormai solamente di una questione di rapporto, il rapporto tra il sensore e la lente. Nel senso che se stiamo scattando con un 24 mm, sul full frame sarà effettivamente un 24 mm, mentre su una PSC dobbiamo calcolare il fattore di moltiplicazione, quindi sarà moltiplicato per 1,6 o per 1,5 a seconda del produttore che stiamo utilizzando. Al di là di questo, però, non ci sono più così tante differenze, anche perché ormai abbiamo a disposizione una gamma di lenti che vanno a coprire tutti i nostri bisogni. Per cui volevamo un 24-70, andiamo a prenderci un 17-50, che sulla PSC ci dà più o meno esattamente la stessa lunghezza focale che avremmo avuto con il 24-70 su una full frame. E anche qui, ovviamente, le lenti per APS-C sono di caratura un pochettino inferiore rispetto a quelle della full frame, quindi è ovvio che non è esattamente la stessa cosa. È ovvio che stiamo andando un pochettino a ribasso, però attenzione, questo potrebbe venire incontro alle nostre specifiche esigenze, perché stiamo spendendo di meno per una cosa che sì, performa un pochino meno, però non così tanto. Vi faccio un esempio nello specifico: state pensando di prendervi una fotocamera Canon EOS 700D con il 18-55 mm, e la vostra alternativa di fascia alta invece è una 5D con una 5D Mark III, diciamo, con il 24-70. Ok, ovviamente stiamo parlando di due camere di fasce molto diverse, con migliaia di euro di differenza. Dobbiamo domandarci però perché cosa andremo a utilizzare, perché vi dico, se il nostro obiettivo è scattare degli still life per un e-commerce, siamo in una situazione di luce controllata, abbiamo il cubo di luce piuttosto che abbiamo un set, piuttosto che abbiamo delle luci da studio, perché no? Il fatto che abbiamo una camera di fascia bassa non significa che non abbiamo investito precedentemente su delle luci. Oppure dobbiamo scattare sempre degli still life di food magari e ci servono per Instagram. Ragazzi, in questo caso vi dico col cuore leggerissimo che se toccasse a me, io tirerei fuori dall'armadio il mio muletto, che è la EOS 550D, e monterei probabilmente il 17-55 oppure anche un 50 mm, perché con un'attrezzatura di questo tipo, per fare un lavoro di still life, io me la cavo alla grande con un sensore APS-C. Sono in un contesto di luce controllata, quindi posso tenere gli ISO bassi, stiamo facendo uno still life, quindi posso usare dei tempi di scatto più lunghi, posso usare un bel cavalletto che ho. Questo per dire che in un contesto del genere una 5D Mark III col 24-70 sarebbe assolutamente sprecata. Sì, certo, avrebbe un po' di megapixel in più e sicuramente avrebbe una gamma, una ricchezza di colori e di dettaglio dovuta anche alla lente che stiamo utilizzando un pochettino migliori. Però parliamoci chiaro, noi prendiamo 500 euro per fare quel lavoro, se stiamo lavorando con una PSC diciamo che ce lo siamo ripagato, se stiamo lavorando con una full frame dobbiamo fare altri lavori per ripagarcela. Qual è la scelta più intelligente? La scelta più intelligente in quel momento è dire: io con questa strumentazione faccio i miei lavori, per cui non vado a prendermi qualcosa di fascia superiore che non mi serve. Vi faccio un altro esempio, sempre su di me. Io non mi prendo la Canon 1DX, non compro la miraglia di casa Canon. Perché non la compro? Perché non mi serve, ragazzi. Perché quella camera che cos'è che mi darebbe? Mi darebbe una tropicalizzazione spaventosa, posso buttarla quasi nella vasca da bagno senza che neanche se ne accorga. Mi darebbe tantissimi punti di messa a fuoco che non userei mai, mi darebbe tantissima potenza di fuoco sulla raffica, io la raffica non la uso, mi darebbe più durata di batteria, perché è come se avesse già il battery pack incluso, quindi si possono inserire più batterie, quindi mi darebbe una durata superiore. Sono tutte cose che io non uso, sono tutte cose che a me non servono, perché a me non serve la tropicalizzazione, non faccio wildlife e non capita quasi mai che io debba scattare sotto la pioggia. E quelle due volte in vita mia che è capitato che dovessi scattare sotto la pioggia, è stato il cliente per primo a dirmi: guarda, le foto della facciata non le facciamo oggi perché il tempo fa schifo, torni un altro giorno, le facciamo un altro giorno. E quindi non ho nemmeno dovuto tirarla fuori sotto la pioggia. Quindi la tropicalizzazione a me non serve. Ok, ho una 5D Mark IV che la tropicalizzazione ce l'ha, ma non mi è mai servita.
Quindi andare su una camera di fascia più alta per me è completamente inutile. Parlando dei punti di messa a fuoco, sì, è bello avere tutti quei punti di messa a fuoco. Sapete quanti punti di messa a fuoco uso io solitamente? Uno solo, quello centrale. Perché mette a fuoco con più precisione? Perché sono un amante del Focus Recompose e quindi preferisco mettere a fuoco esattamente dove dico io e poi ricomporre l'immagine. Mi trovo meglio così, sono più efficiente così. Qualcuno preferisce usare i punti di messa a fuoco perché così non ha più bisogno di fare quel micro movimento. E ci sta, ragazzi, anche perché ormai le fotocamere focheggiano molto bene, quindi è possibilissimo mettere a fuoco esattamente dove volete senza bisogno di ricomporre. Però questo che cosa significa? Che dovete cambiare punto di messa a fuoco ogni volta che cambiate tra verticale e orizzontale, ogni volta che cambiate la scena? Io non cambio mai il punto di messa a fuoco, sono efficientissimo perché ogni volta faccio quel micro movimento e scatto. È una cosa che succede solo nella mia testa, il cliente neanche se ne accorge, io metto a fuoco dove voglio, ricompongo e scatto la mia foto, giusta, perfetta, precisa, così com'è. Questo se sto lavorando a mano libera, ovviamente, sul cavalletto, metto fuoco a mano direttamente. Perché tanto se sto facendo uno still life non ho problemi di tempo, posso gestirmela come voglio e metto a fuoco a mano e tengo il fuoco sempre nello stesso posto. Questo solo per farvi capire quale deve essere il ragionamento. Mi serve un'ammiraglia? No, ragazzi, non mi serve. Ho veramente bisogno di spendere 6.999 euro per avere la mia fotocamera dei sogni? No, non ne ho bisogno. Quello che a me serve è una camera che mi permetta di fare i miei lavori. Quindi, per la maggior parte dei miei lavori, la 700D, che è una delle mie inseparabili compagne di viaggio, va più che bene. Quando voglio tirarmela un pochettino di più, mi porto la 80D, che è un pochino più performante, ha più punti di messa a fuoco, ha delle specifiche molto interessanti, fa qualcosina in più sul video, e io l'ho presa per quello, perché volevo qualcosina in più sul video. Non l'ho presa per i punti di messa a fuoco e non l'ho presa perché è più grossa, l'ho presa perché mi serviva una camera più performante sul video, infatti la trovo fantastica. Questo per quanto riguarda i lavori standard, quindi i lavori di reportage, di still life, se devo dove non c'è bisogno di post-produzione eccessiva. Se invece sto facendo qualcosa di più artistico, quindi lavori per le band piuttosto che ritratto, dove poi so già che ci sarà della post-produzione invasiva, posso pensare di utilizzare la 5D Mark IV perché quella camera mi dà un file d'uscita che mi permette di lavorare meglio, mi permette di recuperare di più, mi permette di avere una gamma maggiore, mi permette di lavorare con più cattiveria sul mio file RAW senza rovinarlo. È una camera che mi serve nel momento in cui io so già che dovrò fare un lavoro invasivo sulla foto. Ovviamente se sto facendo uno still life ed è click e buona la prima, via andare, non mi serve usare la Mark IV, non mi serve per niente, anzi sarebbe penalizzante perché avrei delle foto enormi che poi devo comprimere perché devono andare su Instagram o su un e-commerce, quindi è inutile usare quella camera per certi lavori. Completamente inutile. Se state facendo still life per un e-commerce e sapete già che l'obiettivo unico di queste immagini è quello, io vi sconsiglio di comprare una full frame, veramente ve lo sconsiglio, perché state spendendo tanti soldi per comprare una camera che poi sottoutilizzate. È sprecata una full frame per fare un lavoro di questo tipo e non mi venite a dire che si vede meglio, perché tanto la gente la vedrà da cellulare piccola così la vostra foto, e quindi non dico che la potreste fare anche col cellulare, però poco ci manca. Veniamo ora alla scelta delle lenti. Qui è un pochino più complicato volendo, perché ce ne sono veramente tante, soprattutto l'universo delle compatibili, delle cinesi, delle giapponesi, ci sono così tante lenti che entrano in gioco che comincia a diventare veramente tosto fare una scelta, e fare una scelta assennata soprattutto. Quindi io vi parlo solamente per quella che è la mia esperienza. Io mi sono sempre trovato male con le compatibili, sempre trovato male, nel senso che una lente compatibile, quindi una lente non Canon e non Nikon, stiamo parlando prevalentemente di e non Sony, ecco, perché adesso è entrato in gioco anche Sony, fa degli ottimi prodotti, quindi se siamo al di fuori di questi tre brand, che parliamo quindi della fascia consumer, prosumer e professional più diffusa, non tiriamo in ballo Hasselblad, non tiriamo in ballo Zeiss, rimaniamo su queste tre per adesso. Stiamo parlando di prodotti che costano un po', perché abbiamo dei prodotti che sono molto costosi, abbiamo delle lenti che sfiorano i 3.000 euro, abbiamo dei corpi macchina che superano i 5.000 euro, quindi abbiamo dei prodotti che costano. Abbiamo anche dei prodotti un pochettino più economici, quindi abbiamo magari dei corpi macchina da 500 euro e abbiamo delle lenti che arrivano anche a 100 euro. Ovviamente quello che paghi è quello che avrai, perché se compri una camera che costa 7.000 euro è veramente difficile che faccia male le foto. Se una macchina da 7.000 euro fa male le foto, sto sbagliando io, non sta sbagliando lei, perché è una camera di livello top. Idem dicasi per le lenti, se io compro una lente da 100 euro, poi non mi devo sorprendere se non è bella nitida, non mi devo sorprendere se performa male quando c'è un
un controluce, non mi devo sorprendere se i colori non sono precisi come su una lente di fascia superiore. Questo però non significa che io sia per forza costretto a comprare sempre la cosa più costosa. La cosa più costosa è meglio. Questo è ovvio, la cosa più costosa è sempre meglio. E se stiamo su questi tre brand, Canon, Nikon e Sony, i loro prodotti probabilmente sono i migliori per il brand di riferimento. Quindi se mi compro una fotocamera Canon, probabilmente le lenti Canon sono la cosa migliore che ci posso mettere, anche perché non ci sono tanti anelli adattatori. Se ho preso un prodotto Sony invece, le lenti Sony sicuramente avranno la compatibilità migliore. Le lenti Canon sono imbattibili, quindi se con l'adattatore gli vado a mettere una lente Canon va bene comunque. Nel momento in cui usciamo da questi tre brand, quindi andiamo sui vari Tamron, Sigma, Sigma so che fa delle ottime lenti, ultimamente con la serie Art ha sfornato veramente degli ottimi prodotti. La mia esperienza con questo brand risale a prima della serie Art, quindi io prima della serie Art mi sono sempre trovato male con Sigma. Ora, la serie Art è molto bella e costa quasi altrettanto dei prodotti originali, però stiamo sempre nell'ambito di un voglio spendere qualcosina in meno. E questo è il discorso, ragazzi. Nel momento in cui andate sulla compatibile, i problemi sono due. Il primo, costa 100 euro in meno. Quindi il discorso è già voglio spendere un pochino meno. Se state spendendo un pochino meno è qualità in meno, non si scappa da lì. Comunque sono prodotti che funzionano, che vanno bene. Quindi il secondo problema qual è? Non è tanto sulla qualità, ma sul fatto che poi fate fatica a rivenderli quei prodotti. Perché una lente Canon, cavolo, comprate una lente Canon di quelle bianche, quella la rivendete subito, cioè la mettete online come usato, in 3 giorni l'avete venduta. Una lente compatibile fate più fatica, perché è una cosa su cui qualcuno già voleva risparmiare quando pensava di acquistarla, è difficile che la vada a prendere usata. Se la va a prendere usata, prende un originale. Inoltre, le lenti compatibili, a mio avviso, presentano sempre delle problematiche. E parliamo, vi faccio il mio esempio specifico, parliamo di una lente Sigma che non sincronizzava la messa a fuoco con la mia camera, quindi nel momento in cui andavo a usare il fuoco automatico non funzionava, continuava a focheggiare avanti e indietro e non trovava il punto di messa a fuoco. Parliamo di una lente Tamron, di cui ricordo con estremo disappunto lo zoom, che era veramente duro, ma così duro che quasi si spostava la baionetta nel momento in cui andavo a zoomare, quindi una lente veramente quasi inutilizzabile. Pur sempre vero che stavamo parlando di lenti di fascia medio-bassa, quindi adesso i prodotti di fascia alta sono migliori di così e performano sicuramente meglio, ma costano quasi altrettanto di quelli originali. Per cui a questo punto, se una lente Canon o Nikon costa 1000 euro e una compatibile costa 950, ragazzi, il mio consiglio è di prendervi l'originale, perché lì non sbagliate, non ci saranno mai problemi di compatibilità, è veramente difficile che ci sia qualche ghiera troppo dura o qualche bottone che non funziona o che si inceppa, mentre sulle compatibili vai a saperlo. Ora, detto questo, la difficoltà dello scegliere una lente non ricade solamente sul brand, e dopo aver finito di fare a pezzi i produttori di lenti compatibili, è il momento di raccoglierci un attimo in noi stessi e di cercare di capire a che cosa ci serve questa lente, perché prima di comprarla noi dobbiamo decidere, quindi dobbiamo sceglierne una, scartare le altre. Dobbiamo scegliere in base a quello che vogliamo fare, idem dicasi per il corpo macchina. Quindi quando siamo a questo punto dobbiamo decidere che cosa comprare, la nostra scelta deve essere ragionata, perché nel momento in cui spendiamo 1000 euro per comprarci il nostro corredo, 2000 euro, 3000, 10.000 euro per comprare il nostro corredo, è difficile che se 3 giorni dopo ci rendiamo conto di aver sbagliato riusciamo ad acquistare delle altre cose che facciano da compendio. Dobbiamo fare un acquisto giusto subito. Se io vado a comprarmi una fotocamera e spendo 1000 euro, il giorno dopo non ce li ho altri 1000 euro per comprare un'altra cosa. Credo che non ce li abbiate nemmeno voi, e comunque non è il modo migliore di investirli. Una volta che avete speso 1000 euro per una fotocamera, altri 1000 li investite per fare un viaggio, quando si può ovviamente. Per questo motivo dobbiamo essere oculati. La prima cosa che ci dobbiamo domandare è: ma io che tipo di foto farò? Se siamo dei professionisti lo sappiamo già, perché ci avranno commissionato delle cose e sappiamo bene o male i nostri clienti che cosa ci chiedono. Se siamo degli amatori è più complicato, perché magari non abbiamo la minima idea di che cosa ci piace fotografare, dobbiamo cercare di capirlo in fretta. Abbiamo tutti una fotocamera nel cellulare, quindi bene o male qualche foto l'avremo fatta in vita nostra. Cerchiamo di capire che cosa abbiamo fotografato e che cosa ci piace fotografare, perché se siamo amanti degli uccelli, vogliamo fare birdwatching, probabilmente dovremo andare su un teleobiettivo. È inutile che compriamo un grandangolo se vogliamo fotografare gli uccelli, perché gli uccelli non stanno lì a farsi fotografare da tanto così. Non possiamo avvicinarci, dobbiamo farlo da lontano, per cui ci serve un teleobiettivo. Viceversa, se vogliamo fare dei paesaggi o siamo degli amanti dell'architettura,
è difficile che andiamo a prendere un super zoom, è molto meglio se andiamo a prendere un grand'angolo o una lente tilt and shift per avere le geometrie dritte. Queste sono scelte che dobbiamo fare prima dell'acquisto però, perché se noi investiamo tutto quello che abbiamo per comprarci una fotocamera con la lente kit e poi torniamo a casa e ci accorgiamo che quella lente kit non va bene per le nostre esigenze, e per i due esempi che ho appena fatto non andrebbe probabilmente bene, forse facevamo meglio a pensarci prima e a scartare la lente kit, prendere solo un corpo macchina con una lente specifica. È importante farlo questo ragionamento anche perché una lente kit non si rivende, è veramente difficile che qualcuno vi compri un 18-55 che avete preso in dentro con il kit, perché è la lente standard, cioè ce l'abbiamo tutti quella lente, nessuno la sta cercando, se qualcuno compra qualcosa di meglio, quindi vi rimane sul groppone, l'avete pagata e non la usate. Questo vale a tutti i livelli, nel senso che una volta che avete deciso qual è la strumentazione fotografica che vi serve per fare quello che volete fare, bisogna cominciare a procurarsi anche degli accessori. Non sono qui a indorarvi la pillola, la fotografia è una cosa elitaria e quindi chi ha più soldi di solito la fa meglio. Questo non vale sempre ovviamente, perché uno può essere ricco e fare l'accumulatore seriale, comprare un sacco di cose senza sapere come si usano, però è anche vero che se io posso permettermi di comprarmi tanta roba e posso permettermi di pagarmi dei corsi per imparare a usarla, farò sicuramente delle foto migliori rispetto a qualcuno che non ha potuto permettersi né la strumentazione migliore né i corsi. Bisogna essere intelligenti anche su questo, nel senso che se mi compro solo la strumentazione la userò male perché non sarò capace. Se mi compro solo i corsi poi non potrò mettere in pratica perché mi mancheranno sempre dei pezzi, bisogna cercare di stare in balance. Come con la luce è sempre un compromesso, perché io devo sempre bilanciare i tre fattori dell'esposizione, quindi non potrò avere sempre gli ISO bassi e avere sempre il diaframma chiuso e avere sempre i tempi rapidi, dovrò comunque fare sempre un compromesso, è così anche con la strumentazione, io dovrò sempre decidere fin dove posso arrivare a spendere e qual è il livello di qualità che voglio ottenere, dovrò fare un balance tra questi due fattori, perché altrimenti tutti ci compreremo la cosa più figa a cui possiamo pensare e ci compreremo i corsi per imparare a usarle e saremo tutti fenomeni, ma vi assicuro che non è così. Quindi partiamo dalle nostre esigenze, decidiamo che cosa vogliamo fotografare prima, dopo facciamo il nostro acquisto. A questo punto, per molti generi fotografici siamo già a posto così, perché se vogliamo fare uno dei generi fotografici che a me piace meno in assoluto, ovvero lo street, siamo già a posto così. Fare street photography, ragazzi, è facile, significa fondamentalmente che avete la vostra fotocamera, andate in giro per la strada e premete a caso, fotografate cose a caso, poi tornate a casa con 4 milioni di immagini, le guardate tutte, decidete che 3 o 4 fanno meno schifo rispetto a tutte le altre e poi le fate vedere ai vostri amici che, non capendoci niente, vi diranno: oh, che bravo! Questa è la mia visione personale della street photography, spero di non aver offeso nessuno, se così non fosse parliamone pure serenamente, ma lasciate che vi ripeta, è un genere fotografico che a me non piace, non mi dice assolutamente niente. Capisco la fotografia di Cartier-Bresson, ma erano altri tempi, ragazzi, secondo me oggigiorno andare in giro per i mercatini rionali a fotografare le bancarelle non è né una cosa artistica né una cosa di cui ci si può fare fregio. È un modo per perdere il vostro tempo e per scaricare la batteria della fotocamera. Quindi se state facendo street siete già a posto così, non vi serve nient'altro, tanto va sempre bene. Se invece state facendo qualcosa di più complicato, come per esempio la fotografia d'architettura o di paesaggio, molto probabilmente comincerà già a servirvi un cavalletto. Come lo scegliamo il cavalletto? Ragazzi, anche qui è molto semplice, basiamoci su quello che ci serve. Dobbiamo fare fotografia sulle Highlands scozzesi e c'è un vento della Madonna? Beh, non prendiamo un cavalletto leggero, perché il vento ce lo butta giù subito. Quindi prendiamo un cavalletto bello robusto, bello resistente. Oppure dobbiamo fare fotografia di architettura e dobbiamo stare in posizione col cavalletto a lungo, perché dobbiamo fare magari uno scatto al mattino, uno scatto a mezzogiornata, uno scatto al tramonto, sempre nella stessa posizione per poter poi miscelare le varie esposizioni. Prendiamo un cavalletto molto stabile, un cavalletto che non si muova quando lo tocchiamo. Cavalletti di qualità permettono di armeggiare con la camera senza muoverla, i cavalletti di bassa qualità basta sfiorarli e la camera si sposta, e se io volevo fare degli scatti in sequenza saranno tutti sfasati perché ho toccato la camera e quindi non va più bene. Bisogna saperle queste cose, se non le sappiamo chiediamole quando andiamo a fare il nostro acquisto, perché i commessi sono sempre molto disponibili e ce le dicono queste cose, gli diciamo: guarda, io ho bisogno di un cavalletto che non si muova, dicono: guarda, devi prendere questo.
pam, questa è la cifra e piangete. Il concetto qual è? Bisogna cercare di avvicinarsi a quello che vi serve con le risorse che avete. Sicuramente cerchiamo di non prendere una cosa che assolutamente sia fuori da quelli che sono i nostri scopi, perché se volete fare fotografia di paesaggio e prendete un cavallettino da tavolo, non ci siamo, non va bene. Il cavalletto è il primo e il più semplice degli accessori fotografici che ci si procura. C'è tutta una serie di cose che vengono dopo, che possono essere le luci fisse, le luci flash con relativi stativi, e anche lì bisogna sempre fare delle scelte oculate. Prendo una luce flash con un Octabox da 90 cm, un ombrello gigante, mi servirà un cavalletto in grado di reggerlo. Non posso prendere un cavallettino cinese da 2 soldi, devo prendere un bel cavalletto con una base ampia, perché altrimenti il mio flash, pam, casca in avanti, si rompe e ho finito subito di giocare. Perché? Perché non ho pensato a che cosa mi serviva. Anche lì, come scegliere le luci flash? Come scegliere le luci in generale? Ragazzi, c'è una miriade di prodotti là fuori, cinesi, tedeschi, americani, ce n'è per tutte le tasche. Li dobbiamo scegliere in base a quello che ci serve. Bisogna guardare le specifiche. Tenete conto che il più delle volte un prodotto cinese, e vi faccio presente che io uso quasi unicamente prodotti cinesi per l'illuminazione, io in questo momento sto usando una luce cinese e quando scatto in studio uso dei flash cinesi. Qual è la differenza tra quelli cinesi e quelli tedeschi? Innanzitutto il prezzo. No, non voglio prendervi in giro, ovviamente se una cosa costa di più è migliore, però per quanto riguarda le luci flash, di solito la differenza è nella costruzione, quindi le luci che costano di più sono più resistenti, sopportano meglio i maltrattamenti, magari durano di più e hanno delle specifiche diverse per quanto riguarda la durata della luce flash, perché la luce flash, anche se è molto rapida, ha una durata e questa durata può influenzare la resa dei nostri scatti. Quindi la durata sicuramente può essere un fattore, una migliore gestione della durata della luce flash sicuramente è un fattore nelle luci flash più costose. La costruzione sicuramente è un fattore, perché se noi sappiamo che dobbiamo sballottare le nostre luci e portarle continuamente in giro, prenderne una cinese può significare che ci dura di meno, perché sballottandola la rompiamo. Prendendone invece una tedesca, una americana, ci durerà sicuramente di più perché è costruita meglio. Però noi dobbiamo anche pensarci prima di fare l'acquisto, perché ci dobbiamo dire: ma io che cosa faccio? Vado in giro a fare set, ad allestire set e a scattare in mezzo alla strada con le luci wireless, oppure scatto tutto il giorno nel mio studio? Perché se scatto tutto il giorno nel mio studio è inutile che prendo una luce pro foto da 1600 euro, ne prendo una di Godox da 140 euro e mi fa esattamente la stessa cosa. È importante anche non fare l'errore opposto però, se ci serve una cosa che sia molto performante non possiamo andare sul compatibile cinese, dobbiamo prenderci la cosa giusta, performante, che assolva il compito per cui la stiamo prendendo. Quindi purtroppo bisogna, se non le conoscete, bisogna imparare a leggere le specifiche, farsi consigliare da chi ne sa di più. Diciamo che per esempio io ho avuto la fortuna di lavorare per Canon per un breve periodo come promoter in punto vendita e quindi mi sono dovuto studiare tutta la gamma dei loro prodotti, per cui mi viene molto facile adesso leggere le specifiche di una lente, leggere le specifiche di una camera e, perché no, leggere anche le specifiche di una luce, quindi la regolazione della temperatura colore, i lumen che emette, il wattaggio a cui può arrivare, sono tutte cose che mi permettono di capire che tipo di prodotto ho di fronte e come performerà sul campo. È importante saperlo perché in questo modo io so già che cosa sto comprando prima di acquistarlo, quindi non avrò la sorpresa a casa di dire: ah, ma questa cosa però non funziona. No, lo devo sapere già da prima, perché se a me serve quella cosa lì, lo capisco se funziona oppure no. Ovviamente per arrivare a questo punto è necessaria anche un po' di esperienza. Quello che vi sto dicendo è che sarebbe meglio questa esperienza non farla a spese vostre, cioè comprando roba che non va bene e poi cercando faticosamente di rivenderla e poi investendo altre risorse per comprare le cose giuste. Ovviamente l'esperienza aiuta, però cerchiamo di non essere degli accumulatori seriali di strumentazione fotografica, cerchiamo di pensare a quello che ci serve e di comprare quello che ci serve nel momento in cui ci serve. Aggiungo anche un'altra cosa. Tenete presente che è molto meglio, ma è molto meglio diventare dei maestri con quello che abbiamo piuttosto che continuare a comprare roba. Esempio specifico: nel momento in cui io ho delle luci flash per il mio studio con dei modificatori, diciamo che ho degli Octabox da 90 cm, diciamo così perché è esattamente così, nel momento in cui io ho questo corredo fotografico, io ho due scelte davanti: posso sfruttare quello che ho e cercare di fare il meglio che posso e quindi imparare anche, perché a forza di usare le stesse cose io mi rendo conto, dico: ok, in uno shooting è andata in questa maniera e non sono soddisfattissimo, la volta dopo questo errore non lo faccio più,
e può essere un errore di potenza, può essere un errore di distanza, può essere un errore di posizione, di inclinazione, qualsiasi cosa. La prossima volta non farò più lo stesso errore, quindi ho imparato e sono migliorato io. Non sono migliorate le luci sono sempre uguali, i modificatori sono sempre uguali, però io sono migliorato. Questa cosa succede nel momento in cui abbiamo una situazione stabile, lavoriamo sempre con le stesse cose, conosciamo la nostra strumentazione. Nel momento in cui facciamo il ragionamento opposto invece, abbiamo fatto uno shooting, non abbiamo posizionato le luci nella maniera più opportuna e diciamo però qui se avessi avuto un altro modificatore questo errore non l'avrei fatto, quindi cosa succede? Compriamo un altro modificatore, introduciamo una variabile, abbiamo speso dei soldi, non abbiamo imparato niente perché introducendo una variabile così non abbiamo risolto il problema della posizione o dell'inclinazione o dell'intensità o della distanza che avevamo prima, non l'abbiamo risolto, abbiamo semplicemente cambiato il modificatore. Se ci va di sfiga, l'introduzione di questa variabile ci risolve il problema, così oltre a non aver imparato niente ci convinciamo che l'aver fatto un acquisto abbia risolto il problema. Sbagliato due volte. Abbiamo speso dei soldi che potevamo risparmiarci e non abbiamo imparato a usare quello che avevamo già. Questo vale per qualsiasi cosa, perché comunque noi dobbiamo imparare a conoscere la nostra strumentazione. Vi faccio un esempio banalissimo. Io utilizzo i flash Godox in studio. Ne ho di diversi modelli, tutti quanti si connettono con il trigger dedicato che io metto sulla slitta della mia macchina fotografica. Ora, qual è il problema? Il problema è che questo trigger ha anche una pulsantiera con cui io comando questi flash, per cui posso aumentare o diminuire la potenza di ciascuno direttamente dal trigger, senza bisogno di andare ad armeggiare dal pannello dei flash. Ora, che cosa succede però? Nel momento in cui io connetto dei flash diversi, questo credo che sia un bug di Godox, forse esiste un firmware per correggerlo, però a me non interessa perché diciamo che me la cavo lo stesso e non voglio introdurre ulteriori variabili, preferisco conoscere la mia strumentazione. Io so che nel momento in cui vado a modificare la potenza con alcuni flash funziona tutto perfettamente, con altri vado ad agire solo su alcuni flash e su altri no. Addirittura se ne uso degli altri di un'altra serie ancora nel momento in cui io faccio una modifica mi applica la modifica a tutti quanti. Quindi questo è importante saperlo. Perché? Perché se io mi ritrovo sul campo e non lo so faccio dei disastri, e se faccio dei disastri e credo di risolvere comprando dell'altra roba, esempio i miei flash si sincronizzano tutti, quindi se voglio abbassare la potenza di uno solo in realtà abbasso la potenza di tutti. Cosa faccio allora? Dico va bene, i miei flash non funzionano, ne compro altri due più belli e metto in serie anche quelli. Ma quelli reagiranno in maniera diversa. Magari quelli funzioneranno col trigger ma ne disabiliteranno un altro, quindi stiamo facendo un pasticcio pazzesco, quando la verità è che ci bastava osservare quello che abbiamo già e cercare di capire come si comportava in determinati contesti. Se noi facciamo questa cosa, diventiamo più bravi noi, perché poi le problematiche che abbiamo avuto con la nostra strumentazione probabilmente ce le avremo ancora nel corso della nostra vita, anche quando faremo degli upgrade. Nel momento in cui il trigger non sincronizzerà correttamente tra i diversi flash che avremo messo in serie, noi sapremo già che c'è un problema di questo tipo e diremo va bene. Non ci facciamo la testa, invece di mandare a quel paese tutto lo shooting avendo le luci sempre sballate, facciamo una bella cosa. Questa luce so che non sincronizza, la regolo a mano. Il problema è risolto e così lo shooting non è da buttare. Così non faccio brutta figura col cliente, perché il cliente non lo sapeva che avevate il wireless. Non ci fate brutta figura col cliente se andate lì a mano a regolare i flash, invece ci fate brutta figura se le luci vengono sbagliate, perché quello il cliente poi lo nota. E questo a cascata vale per tutto, vale per qualsiasi cosa. È importante conoscere la nostra strumentazione. Se io so che la mia camera performa bene fino a ISO 1200 e so che è meglio se non vado oltre, probabilmente farò delle foto migliori con una camera più scarsa rispetto a uno che ha una camera top di gamma però ha messo gli ISO a 100-2000 perché non la sa usare. È molto meglio lavorare bene con qualcosa di più piccolo, più contenuto, piuttosto che voler fare gli sboroni senza poterselo permettere con degli accessori top di gamma. Ora, abbiamo detto che l'importante è partire dalle nostre esigenze. Il problema è che spesso è difficile capire quali siano le nostre esigenze, soprattutto se siamo dei neofiti, perché se non abbiamo dimestichezza con tutte le specifiche del mondo fotografico, ci viene difficile capire che cosa dobbiamo comprare per i nostri bisogni e, mi duole dirlo, in vita mia mi sono anche capitati dei venditori che di questa cosa un po' se ne sono approfittati, perché ogni tanto è capitato di sentirmi dire «Ah, per quello che vuoi fare tu devi assolutamente avere questa cosa», e tu in buona fede dici «Va bene, ero venuto qui per prendere un'altra cosa, però se mi dici che senza questo non posso vivere, mi fido di te, faccio questo investimento in più e lo prendo». E mi hai fregato, perché quella cosa lì non mi serviva assolutamente, perché non si integrava nel mio modo di lavorare. È una scelta che non ho fatto io, che non è partita da me, e quindi mi hai fregato e sono un pollo io.
Avrei dovuto informarmi prima di acquistare quella cosa, avrei dovuto capire se quella cosa mi serviva. Ora, da un lato è vero che senza provare io non sono in grado di capire che cosa mi serve, perché se io sto facendo fotografia in studio e mi rendo conto che non mi piace la temperatura colore delle mie luci e quindi mi rendo conto che la voglio cambiare con dei gel colorati, è vero che me ne rendo conto soltanto lì. Però è vero anche che se sto facendo fotografia di studio probabilmente non devo comprarmi una lente tilt and shift, non mi serve per fare una fotografia, una foto di ritratto in studio non mi serve una lente tilt and shift. Quindi è vero che su certe cose si può fare fatica, però sulle basi è assolutamente possibile che riusciamo a comprendere quali siano le nostre esigenze prima di buttarci sull'e-commerce di turno o di andare nel nostro negozio di fiducia a comprare roba. Anche perché è un loop da cui è molto difficile uscire. Nel momento in cui io mi compro una cosa, la gratificazione che io ricevo dall'aver acquistato una cosa di solito sovrascrive il desiderio di imparare a utilizzare quello che avevo già. Io mi sento molto bene, ve lo dico con sincerità, mi sento molto bene quando faccio un nuovo acquisto, perché sono contento, dico cavolo, con quello che ho guadagnato lavorando con quello che avevo mi posso permettere di comprarmi questa cosa, bello. Quindi me la compro e che cosa succede? Che mi godo quello che ho comprato. Vedo che fa delle foto magari migliori, che riesco a fare delle cose che prima non facevo, ma non vado in profondità, non vado in profondità né di quello che avevo prima né di quello che ho appena comprato. Questo è un errore fatale, perché in questo modo ho una strumentazione nuova e magari non riesco a farla fruttare a pieno perché funziona già meglio di prima, quindi non la sfrutto al 100% perché percepisco già il miglioramento rispetto a prima. Inoltre non la conosco bene, quindi quando mi dovesse capitare che un cliente mi dovesse chiedere una modifica, io potrei non essere capace di fargliela subito perché non padroneggio il nuovo elemento che ho introdotto. Vi faccio questo esempio: io ho comprato dei modificatori Octabox per fare ritratto. Dopo un po' di tempo mi è sorta la necessità di fare still life e volevo usare le stesse luci perché non voglio dover comprare anche delle luci fisse per fare una cosa che posso fare con quello che ho già. Quindi proprio per questo siamo sempre sullo stesso filone, io non voglio comprare roba, voglio cavarmela con quello che ho già. Però che cosa succede? Gli Octabox riflessi dentro nel vetro della bottiglia che è riflettente si vedono, si vede la forma e questo non va bene, non è bello da vedere. Per fotografare le bottiglie servono gli strip. Quindi che cosa è successo? Ragazzi, esigenza specifica, mi serviva un modificatore diverso, ho acquistato due strip box da mettere davanti ai miei flash. In questo modo la bottiglia viene perfettamente. Non ci si ferma qui però, perché io questi strip li sto integrando anche in altri shooting che faccio. Li uso per esempio per fare la kick light da dietro, quindi io illumino il mio soggetto da davanti, luce frontale, metto lo strip dietro a 45-90 gradi, illumino la parte posteriore in modo da avere un po' di luce kick su questo lato o sull'altro lato a seconda dell'acconciatura e della posa del mio modello, della mia modella. Questo è importante perché così non introduco una variabile impazzita in quello che sto facendo, ma anzi studio quello che sto facendo e capisco quello che sto facendo e capisco che introducendo lo strip come kick light è meglio piuttosto che avere un altro Octabox. È meglio perché è una luce più concentrata che mi illumina per la lunghezza il mio soggetto verticale, però non ho fuoriuscite di luce incontrollate da tutte le parti. Quindi ho introdotto una variabile, ma non a caso, ci ho pensato, ho stabilito che quello era il modificatore che mi serviva per fare una cosa e poi studio e lo integro in altre lavorazioni che faccio. In questo modo, quando un cliente mi dovesse chiedere di fare una cosa particolare, io so già le mie luci come performano, i miei modificatori come performano, le mie camere come performano. Quindi io so già, nel momento in cui mi viene fatta una richiesta, io so già che camera usare, che lente usare, che luci portarmi e con quali modificatori. E la maggior parte delle volte so già anche come imposterò la camera e i flash. Ma prima ancora di mettermi in posizione, nel momento in cui il cliente mi fa la richiesta, io so già le impostazioni che utilizzerò, perché conosco la mia roba, perché ho lavorato tanto con la mia roba e perché non la cambio spesso. Non è questione di affezionarsi, sono strumenti di lavoro, quindi non è che mi affeziono alle cose e quindi non le cambio per un mal riposto senso di affetto. Però nel momento in cui io lavoro con una lente che performi bene o male, io imparo a conoscerla, ne conosco i pregi e i difetti. Quando scelgo di usarla vuol dire che so che può fare bene. Nel momento in cui scelgo di usarla so già più o meno che risultati mi darà, e nel momento in cui scelgo di usarla significa che so che va bene per quel lavoro. Quindi se va bene per quel lavoro è difficile che io la cambi. Partiamo dal presupposto che ho quasi tutta roba originale, non ho
non ho lenti compatibili e quindi è comunque roba buona, per carità, però nel momento in cui io so come performa è veramente difficile che io vada a sostituire una cosa che so già che funziona con una che non conosco, anche se migliore. Vi faccio l'esempio principe: Canon rilascia la serie R. La serie R, ragazzi, è una bomba, è bellissima, ok? Stiamo parlando di roba molto costosa, molto performante, ma molto costosa. Ora vi dico perché io non ho intenzione di fare il passaggio in questo momento. Ok, il sistema R che cosa mi offre di più? È più compatto, corpo macchina più compatto, più leggero. Già questa cosa a me non piace. Vi dico perché, lo so che sembra un controsenso, però io ho la mano grossa. La mia mano è giusta per una 5D. Per cui io mi trovo bene con una camera grossa, con un'impugnatura grossa. Io ho bisogno di sentire una cosa pesante in mano perché mi dà stabilità, perché la mia mano è più comoda. Con una camera più piccola, vi faccio anche l'esempio della 700D che pur adoro, però la 700D è più piccolina e io sono meno comodo sulla 700D perché è più piccola, cioè il mignolo che quasi mi sfugge fuori da sotto. Io preferisco una camera grossa, quindi primo punto di forza della serie R su di me non si applica, non mi serve quella cosa, anzi mi gioca contro. Secondo punto di forza, tantissimi punti di messa a fuoco. È bellissimo, ragazzi, è una tecnologia meravigliosa, ma che io non uso. Non la uso perché, attenzione, vi faccio sempre l'esempio su di me, magari a voi serve, non sto dicendo che faccia schifo, anzi è bellissima, vi sto solo dicendo il ragionamento che faccio. Io non uso quella tecnologia perché io metto a fuoco e ricompongo. Quindi a me avere 2 miliardi di punti di messa a fuoco su tutto il sensore non mi serve, anzi un po' mi infastidisce anche, perché mi deconcentra, perché io vedo tutti questi punti di messa a fuoco colorati che lampeggiano e mi concentro di meno sulla composizione. Io sono un fotografo vecchio stile, non voglio avere distrazioni. Io ho un punto di messa a fuoco, metto a fuoco quello che voglio e bam, e porto a casa il risultato. E vi dico che mediamente in una sessione di 1000 scatti io ne faccio 3 fuori fuoco. Con la tecnologia Canon di adesso, quindi con una Mark IV, con una 5D Mark IV, io su uno shooting di 1000 foto me ne porto a casa 3 o 4 fuori fuoco. Quindi non ho bisogno di tutti questi punti di messa a fuoco perché io sono già efficiente e la mia strumentazione performa già molto bene, quindi a me tutti quei punti di messa a fuoco non servono. Sarebbero belli nel video, questo è un altro discorso, però io sto parlando solo di fotografia adesso. La serie R è spettacolare per il video, veramente fantastica, e per quello sarei tentato di acquistarne una, però lì c'è il problema: se acquisti una camera della serie R la sfrutti a pieno solo se la abbini con le sue lenti della serie R, perché solo così hai la piena compatibilità. Stiamo parlando di una spesa molto alta a questo punto, perché stiamo parlando di 2000 euro di corpo macchina e altri 2500 di lente, perché costano tanto quelle lenti. E veniamo all'ultimo contro, la durata della batteria. Perché allora, ragazzi, normalmente io faccio delle sessioni molto lunghe, mi capita di fare still life e magari devo fare 2500 prodotti in una sola giornata. Con la serie R, che è una mirrorless e che quindi ha il monitor perennemente acceso o comunque ha l'oculare digitale, quindi consuma batteria, ha uno stabilizzatore che consuma di più perché ha uno stabilizzatore più efficiente. Lo stabilizzatore della serie R è fantastico, eh? Stiamo parlando, ho visto una recensione in cui si parlava di 2 secondi di posa a mano libera, cioè una roba che è fantascienza, è veramente incredibile. Tuttavia a me quella cosa non serve, perché se io devo fare una posa lunga non la faccio di 2 secondi, la faccio di 25, e quindi comunque devo usare un cavalletto. È una cosa che è bello avere, perché magari sei in un momento di emergenza, quindi avere quel doppio stabilizzatore sia nella lente sia nella camera è figo, non dico di no, però professionalmente vi dico che secondo me non serve, nel senso che un professionista non lavora così, un professionista lavora col cavalletto. Cioè, non so voi, però io se devo fare le scie delle macchine metto 30 secondi, e 30 secondi a mano libera non si fanno. Se invece devo fare qualsiasi altra cosa a mano libera sto tra un ventesimo, da un ventesimo in su, 2 secondi a me non serve. La vedo molto come una cosa da amatore, nel senso che l'amatore evoluto che si trova con la possibilità di fare una foto con un'esposizione di 2 secondi è in giro a passeggio durante uno dei suoi viaggi e fa la foto della piazzetta di sera con 2 secondi di posa a mano libera. È molto bello da avere, è molto figo, però non ci aiuta professionalmente, questo voglio dire. La nota più dolente del sistema R per me è la batteria, perché ho visto le specifiche della durata della batteria e per me sono assolutamente insufficienti. Tra il fatto che il display consuma e il fatto che gli stabilizzatori consumano, siamo su una durata della batteria che è assolutamente insufficiente per portare a termine quelle che sono le mie routine quotidiane.
A questo punto che cosa succede? Che io spenderei un sacco di soldi per avere un sistema le cui specifiche principali non mi cambiano la vita, però dovrei portarmi dietro delle batterie supplementari che in questo momento non ho. Quindi, capito qual è il ragionamento? Il ragionamento è: sistema R è bellissimo, però io avrei da perderci in questo momento a fare questo acquisto. Farei un cambio di tecnologia che non mi cambia la vita, non mi fa lavorare meglio. È bello, per carità, è bello, però non mi fa veramente lavorare meglio. Non mi dà un plus con il mio cliente, non mi dà un plus in termini di comodità. Quindi è un acquisto che io in questo momento non sento assolutamente di fare. Per quanto riguarda la fotografia, per quanto riguarda il video, lo sto valutando invece, perché per quanto riguarda il video è un sistema molto interessante, posto che funziona correttamente solo se si abbinano le lenti della serie R, perché altrimenti si perdono un sacco di compatibilità. Quindi prendere una EOS R e mettergli su le mie vecchie lenti è una cosa che assolutamente non mi attira, perché a quel punto mi tengo la mia Mark IV e sono tranquillissimo così. Questi ragionamenti sono quelli da cui dovete partire quando state per fare un acquisto. Dovete pensare che cosa ci guadagno e che cosa ci perdo, perché solo così potete decidere. Quindi scegliere una cosa e scartare tutte le altre. Tenete anche conto che molto spesso la scelta migliore è non comprare niente. Questo ve lo dico perché. Perché mi è capitato tante volte di fare un acquisto che era pur giusto. Magari era giusto e giustificato perché ci avevo pensato ed era la cosa corretta che mi serviva in quel momento. Io faccio il mio acquisto, 2 settimane dopo esce un nuovo prodotto. Per cui quello che ho comprato io casca giù di 200 euro. E avrei potuto risparmiare 200 euro. Ma ne esce uno nuovo che costa 200 euro in più e performa molto meglio di quello che ho appena comprato. Ora, questo è inevitabile perché vi succederà di sicuro, perché escono nuovi prodotti ogni settimana ormai, quindi quando comprate qualcosa è inevitabile che la settimana dopo la vediate fuori in offerta e avreste risparmiato qualcosa. Però perché vi dico questo? Spesso la scelta migliore è non comprare niente per almeno 2 motivi. Il primo è che se non comprate niente, magari ve la cavate con quello che avevate già e magari scoprite di aver risparmiato i soldi del nuovo acquisto e potete farvi un viaggio, potete fare un'altra cosa, potete comprare una cosa che vi serve di più. E il secondo motivo è che magari avete aspettato perché non eravate convintissimi, esce un nuovo prodotto e dite: cavolo, adesso sì, con questa nuova release hanno messo dentro esattamente la cosa che mi serviva e che prima non c'era e per questo non ero convinto. Pensateci molto bene prima di comprare qualcosa. Non affezionatevi troppo alle vostre cose, perché potrebbe essere necessario rivenderle per acquistare qualcos'altro che vi serve di più, però cercate di non farlo, cercate di lavorare sempre bene, pensando, cercate di lavorare nell'ottica di dire: prendo la cosa migliore possibile per quello che mi serve, non la migliore in assoluto, sennò io avrei dovuto comprarmi una Hasselblad da 40.000 euro, ma non mi serve una Hasselblad da 40.000 euro. È bella, se me la volete regalare l'accetto ovviamente, però io non me la compro perché non serve a me, non serve ai miei clienti. E tenete anche conto che avere un'attrezzatura superiore alle proprie necessità può anche essere una zavorra molto pesante, perché al di là del fatto che uno potrebbe anche dire: vabbè, ma cosa faccio, però vado a fare street photography ai mercatini di San Donato con una Hasselblad da 44.000 euro al collo, cioè può essere anche una cosa che poi uno si fa dei problemi a usare, perché dici: vabbè, ma cosa vado in giro con questa? Ovviamente non vai in giro con una Hasselblad al collo, non lo fai, e quindi se volevi fare street già hai sbagliato a scegliere. Ma anche per un altro motivo: se io compro una Hasselblad che magari fa un formato gigantesco, io poi mi ritrovo con delle foto pesantissime, significa che ogni volta che faccio uno shooting, cioè, termino prima la memory card, ho meno scatti a disposizione, e questo vabbè, se sono un professionista mi compro più memory card, però ragazzi, quando tornate a casa le dovete scaricare, cioè se avete delle foto che pesano 70 megabyte ciascuna, cioè vi ammazza il computer dopo lavorare con dei file così pesanti. E se il vostro obiettivo era fare dei cartelloni pubblicitari 6x3, allora è la scelta giusta, perché vi pagano per quello, ma se dovevate fare un e-commerce che finiva su Instagram, ma perché avete preso un Hasselblad da 44.000 euro che poi vi ammazza il computer con delle foto così pesanti? Perché? Perché? Potevate fare una scelta migliore. Io spero di avervi illuminato e aperto gli occhi con questo video su quali devono essere i criteri di scelta con cui andate a selezionare le cose che comprate. Pensateci prima di comprare le cose. È possibile che una cinesata schifosa serva esattamente a fare quello che volete, è possibile che per fare quello che volete vi serva un'attrezzatura top di gamma. L'importante è che ci pensiate prima, perché in entrambi i casi, se comprate un'attrezzatura top di gamma e non ne avevate bisogno, avete buttato un sacco di soldi. Se comprate una cinesata e non funziona per quello che serve a voi e dovete ricomprarvi il top di gamma, avete buttato i soldi della cinesata e poi avete dovuto fare la fatica di tornare a scegliere un'altra cosa. Pensateci prima.
E se avete domande specifiche, lasciatemi un commento sotto e sarò più che lieto di rispondervi, sempre che sia nelle mie corde, perché io conosco molte cose del mondo fotografico, ma non proprio tutte. Quindi se mi chiederete una cosa che so, vi risponderò ben volentieri. Se mi chiedete qualcosa che non so, potrei fare una ricerchina, ma non vi assicuro niente. Vi invito comunque a lasciarmi un like se avete imparato qualcosa e anche a seguirmi se volete continuare a imparare qualcosa, e noi ci vediamo alla prossima.